Lei ci aiuterà durante i rituali. Vediamo se arriva qualcuno. Ciao. Come va? Male vedo, molto male a quanto pare. Sì, altrimenti non saresti qui. Dimmi, come ti chiami? Ok, ora so il tuo nome, posso entrare meglio in connessione. Ascoltami, sei mai stato da una strega prima d'ora? No, va bene, è la prima volta. C'è la mia scopa. L'ho fatta io questa con le mie mani, sai. Avvicinati un po'. Faccio? Mi sto già ripulendo, che mi sento intaccata dalla tua energia negativa. Allora, dimmi qual è il problema. Cos'è che ti affligge? Ho capito. Vorresti diventare ricco. Mannaggia, è il sogno di tutti diventare ricchi, sai? Ti sforzi abbastanza per diventarlo, dimmi. No. È per questo che hai bisogno della strega. Allora, guarda, io te lo dico, farò per te il mio intento, che chiaramente resterà segreto. Però sappi che ti devi dare anche tu una mossa, perché se non fai nulla, le cose non arrivano da te. Ok? No, sto dicendo questo perché il mio rituale non funzionerà, assolutamente non funzionerà, ma devi fare in modo anche tu che funzioni, ecco, devi collaborare con la strega.
candela che andremo ad utilizzare oggi per questo rituale sarà quella. Tira soldi, attira soldi, fortuna e prosperità. Già. Adesso io te la mostrerò. Se ho la verde chiara e la verde scura, io utilizzerò questa fianco. Che carina. E l'andrò ad accendere. Per te, sì, sono tutte naturali, non ti preoccupare. Ok. E ti farò bere una pozione, sai? Quella pozione è sì, beh, diciamo che è meglio non dirlo, ecco. Così, per scaramanzia, ok? Ora l'appoggio di lato. Sì, lei rimarrà accesa per tutto il rituale. Sei tranquillo, non ti farà niente, ti vedo agitato. All'interno di questa scomodo sto vestito da strega. Sì, noi streghe dobbiamo vestirci così, altrimenti non siamo credibili. Bene. A breve. Cominciamo. Scelgo l'erbe da utilizzare in questa pozione. Segrete adatte a quello che serve a te, cioè i money, il denaro. Ognuna di esse mi serve qualcosa di specifico. Ho l'eucalipto.
tutto molto profumato. Io adesso andrò a fare un mix di queste erbette segretamente, chiaramente non te lo starò a dire, per poterti deliziare con una pozione che ti darà la possibilità di diventare ricco entro l'anno. L'anno prossimo poi mi dirai. Ed un pizzico. Adesso ci vado ad aggiungere dell'acqua e poi mescolerò. Stai tranquillo, non ti avveleno. E poi sarà pochissimo da bere. Credimi, ti profumerà anche l'alito, questa pozione. Nessuno ha questi oggettini particolari. E adesso vado a mescolare.
Direi che... Bevi. Bevi adesso direttamente. Rituale terminato, però voglio darti un mio piccolo pensiero che dovrei portare sempre con te, ok? Sì, un ricordo, qualcosa, definiamolo un amuleto, non lo so, un talismano, o qualcosa che ti porterà maggior fortuna e che stenderà. L'ho creato io. Ogni bottiglia contiene delle pietre. Fa sì che la fortuna e la prosperità
Tieni, ecco a te. Il mio dovere l'ho fatto. Mi raccomando, fammi sapere poi cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e quando vorrai per un altro rituale. Io ti aspetto sempre qua.